Torna Pescolanciano per ricordarvi la festa più sentita in assoluto in paese. Parliamo naturalmente della ricorrenza di Sant'Anna. Ci troviamo a ridosso del tratturo Lucera-Castel di Sangro, lo vedete alle mie spalle, i ultimi preparativi del momento più importante e più sentito qui in paese, la processione con la sfilata dei covoni. Vediamo alcune immagini, ascoltiamo alcuni contributi. Cristian Valerio è il presidente del comitato feste. Quando arriva Sant'Anna qui a Pescolanciano si ferma tutto, è la festa più importante dell'anno, ma intanto il primo dato che salta all'occhio è un comitato feste composto soprattutto da giovani. Sì, quest'anno il comitato feste è composto da soltanto giovani, è un comitato tutto nuovo e sembra che finora sta lavorando bene. Adesso speriamo che la popolazione risponda in modo buono. Non capita tutti i giorni vedere ragazzi legati alle tradizioni del proprio paese. Cosa vi spinge a portare avanti questa grande tradizione di Pescolanciano? Beh, senz'altro la festa di Sant'Anna per noi pescolancianesi è la festa più importante del paese. Ormai sono 209 anni che si festeggia Sant'Anna. Cosa si fa durante questa festa? Allora, la cosa più importante è la sfilata dei covoni, che appunto avviene il 25 luglio e dove tutte le persone del paese portano in sfilata dei covoni che sono dei mazzi di grano che servono appunto per ringraziare la Santa per averci salvato tutta la popolazione nel lontano 1805 da un tremendo terremoto che ci fu qua. Tanto tra le novità di quest'anno c'è il gemellaggio con Jelsi, altro paese legato a Sant'Anna e a quel terribile terremoto, però quest'anno avete coinvolto anche i paesi vicini. In che modo? Sì, allora quest'anno abbiamo contattato tutte le proloco dei paesi limitrofi e tutti quanti ci hanno dato la disponibilità a portare una rappresentativa del loro paese e appunto vengono con i loro abiti d'epoca e sfilano con noi, portano il grano sempre per Sant'Anna. Abbiamo detto prima con il presidente del comitato feste, quest'anno c'è una novità, sono stati invitati anche i paesi vicini che si sono presentati con abiti non proprio moderni. Siamo con Giuseppe Sebastiano di San Pietro Avellana in abito d'epoca per una festa che affonda le radici nel passato. Sì, noi siamo felici di partecipare a questa festa, siamo stati invitati quindi qui a Pescolanciano e adesso è la prima volta che veniamo qui. Pensiamo almeno di partecipare quindi con allegria, con questi vestiti, in modo quindi da dare una mano e collaborare per fondamentalmente quindi la nostra regione. Ecco, più in generale, quanto è importante collaborare tra piccoli paesi? È molto importante, la collaborazione è molto importante per produrre qualcosa di costruttivo, quindi noi vogliamo almeno crescere e la crescita senza la collaborazione è impossibile, quindi molto importante. Ultima domanda, parliamo un po' del vestito tipico di San Pietro Avellana, dici qualcosa, qualche particolarità? Lo vedete, quindi... Quello della festa. È quello della festa, sì, esatto, quindi è molto pesante, non si vede ma io sto già soffrendo, quindi anche se diciamo oggi metteva pioggia, comunque sto soffrendo perché è molto pesante, però lo vedete quindi normale, quindi nero, con questi bottoni quindi rossi, poi abbiamo quindi i papillon, quindi almeno quindi, diciamo quindi il colore rosso quindi in basso, penso quindi che sia molto simile a quelli degli altri paesi, però questo è, diciamo, ci caratterizza. Siamo con Dario del Cielo. Lei quanti anni ha? 91. Da quanti anni partecipa a questa festa? Io penso che è più della metà della vita. Cosa di speciale per lei questa festa? Insomma, sono contento perché solamente che poi a mancare, perché nessuno lo mette questo, il grano, non si chiama il grano, nessuno lavora, nessuno... E quando è venuta ancora una come davvero dice, un'annata che non è stata buona. Non è stata buona, sempre piove, sempre maltempo, non si è mai trovata bella così. No. Lei da giovane andava nei campi a mietere? Sì, con la falce. Andavamo in questa campagna che facevamo 100 manocce, dalla mattina alla sera, poi la schiena. Erano momenti duri, ma era anche un momento di festa perché si era tutti insieme. Ma prima ecco, io sono stata qua con la trebbia 22 giorni a trebbiare grane, bieva, tutta la roba che noi si mandavamo per la campagna. Prima si tappava da tutte le parti. Ha qualche ricordo particolare, un ricordo bello di questa festa? Solamente che ricordo che all'epoca sono parecchi anni. Io mi fanno trainigli da uno che sapeva farlo, e poi io tenevo la mula la mettevo sotto le carrelle e ci mettevo una bella grande manoccia perché intanto ne tenevamo abbastanza. Insomma, tutti i rubagli ingegni erano a caricare, mettevamo questa un'eterba lunga, state certe volte, certe belle annate, certe... Molto stai, ci domanda scarso. Daniel Caldararo è uno dei tanti giovani che partecipano a questa processione. Avete fatto un vero e proprio carro davvero interessante. Cosa c'è qua su? Vabbè, qua sopra, come potete vedere, ci sono gli attrezzi che usavano tanto tempo fa, come la carriola, la forca, il nome di Alettario Cruviglio, insomma tanti di quegli oggetti che usavano nei campi per scegliere il grano, insomma, per poi così portarlo a casa. Spinge un giovane a portare avanti questa tradizione? Beh, innanzitutto per non perdere la tradizione del paese, poi comunque come vedete sono cose belle, insomma, per un paese, per, insomma, portare la tradizione sempre avanti, almeno per noi giovani è una cosa bella, una soddisfazione soprattutto quando hai creato una cosa del genere. Però nei campi non ci sei mai stato a mietere? No, a mietere no, però lo farò, imparerò a mietere, questo sì. Termina così la prima parte di Viaggi in Molise dedicata alla sfilata dei covoni di Sant'Anna qui a Pescolanciano. Prima di salutarvi vi ricordiamo che questa puntata, oltre che su TeleMolise al canale 11, potete vederla sul canale 12 o sul canale tematico Molise Mio, canale 212. Dall'Abruzzo potete seguirci sul canale 96, mentre dal Lazio sul canale 749. Naturalmente queste e le altre puntate sono disponibili sul nostro sito internet www.telemolise.com.